già. Eccola qua, la Laurenzana. Mamma, che cavolo, ma c'era già sta curva? Passaggio sotto l'albero. Ce la facciamo fino a scendere? Che cazzo! Troppo? Ho svegliato tutto sto caso. Dovete fare benzina? Io mi sa che la evito, sia perché qua costerà un botto, sia perché sono talmente idiota ad aver finito i contanti. Infatti 1,7, mannaggia loro. Sia ad aver finito i contanti, sia da aver un bancomat che non è attivo. In pratica nessuno ha fatto benzina perché costa oggettivamente troppo. 1,73, ma siete fuori. Meno male che l'abbiamo fatta prima, che costava meno. E quindi si abbandona la bella Corleto con l'MT che scoppietta giusto un pochino. Comunque Fabio mi ha confermato che ha la nuova 09, che anche lui avverte quella sensazione di maggior carico sull'anteriore. In realtà non me lo conferma solo Fabio, me l'avevate confermato anche altri. Quindi il mio video su quale scegliere tra i due ha ancora più senso, perché secondo me quello è uno degli aspetti da considerare maggiormente. Il carico sulla 09 in avanti, che la rende anche più sportiveggiante, in tema di turismo può dare un pelino fastidio. Comunque vediamo di azzeccare la strada adesso. Che belle però ste curve, strepitose. Che tornanto, che tornantello bello. Nessuno, perfetto. Il cane là, bellissimo. Che belletta sta chiesina, ma la voglio immortalare. Poi da qua pure effettivamente è bello la scena della chiesetta. Dai, diciamo una bella parola. Ci sono tante persone a cui piace e alcune persone a cui che proprio fa schifo. Secondo me lui è nel limbo, gli piace quella come estetica e questa da guidare. È vero. È vero, però non del tutto, perché questa è più ignorante. No, a me piace quella, però se avessero fatto, io mi aspettavo tanto un fanale come quello, sarebbe stata la fine del mondo. Meamash? Eschmanen. Questo lo metto nel video. Lui che parla sempre in italiano, pulito. Ah, sì. Mi te sa parlare il turinese? Sat vole. Ma io parlo come mamma tutta fa. Ti parlo pure il piemontese, per mischiare tutto. Beh, ora va avanti Antonio. Cool 24, ah, cat 24. Mamma che bestie. Ciao bestione, ciao. Ma dai, volevamo evitare sto spettacolo forse. Guardate che spettacolo, la faccia che brutta. Di qua la strada si rovina, ma guardate invece che spettacolo. Sembra Gargano. Che spettacolo! Ma questi era Amalfitano, il Gargano, non lo so, decidete voi! E volevamo non fare sto pezzo, ma stiamo scherzando? Poi dopo mi sa che si rovina, ma nel frattempo ci godiamo due curve ancora. Panino sta risalendo!
povero, non stare là in mezzo. Mamma mia, ma cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Oh mio Dio, è tutta l'asfaltata. Alla faccia, deve essere brutto. È il macerone qui, è il macerone. Ma comunque ha fatto dei miglioramenti incredibili Federico. Cioè rispetto al punto in cui era, era stazionario da anni, adesso dopo la pistata è un'altra persona veramente. E alle Mitas, alle Mitas, vi ricordo. Sta risalendo il caffè. Mamma mia, ma non è possibile? Tutto vero? Tutto vero? Sì, vero, tutto vero, sì, 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 sì. Spettacolo di uscita oggi, che spettacolo! Federico quasi ginocchio? Stanco, stanco! Lo potremmo superare, ma noi evitiamo perché siamo gentiluomini. Incredibile proprio sta strada. Ma infatti è tutta riasfaltata! Non era così prima! È tutta riasfaltata! Questa è sempre la 92! Ma è la 92! Sì! SS92 è sempre lei. Sì, sì. Mamma mia! Io impazzisco! Io impazzisco! Io impazzisco! Se non vado lungo. Salvato, dai. Io impazzisco! Mamma mia che strada. Come dicevamo la migliore strada. Ma porca paletta! Ma dove ci troviamo? Non c'è un tratto dritto per più di 10 metri! No, vabbè. Ok, 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 ABS. Che fionda! Che fionda adesso fuori dalle curve! Mamma mia, spettacolo! Spettacolo! Brava Basilicata, brava Basilicata, che hai delle belle strade e soprattutto le tieni bene. Bene, sosta. Altri? Dove siete? Non ci capisco più nulla. Stiamo per giungere ad Aliano, che è un bellissimo borgo dove si dovrebbe avere tutta questa vista molto particolare. È stata l'ultima uscita pre-Covid. Belvedere dei Calanchi, giustamente qui ci sono i Calanchi, che sono esattamente quelle strutture naturali che vedete di lì, quelle chiare. Vedete, questi qua sono i Calanchi e sono la particolarità di Aliano. Frantoio dei Calanchi, ma ci sta tutto, dai. Stiamo passando proprio vicino a pezzi di Calanchi. Che spettacolo, eccoli lì i Calanchi davanti a noi. Intanto gli altri li ho completamente persi, non so dove siano. E questi sono i Calanchi. C'è gente che viene qua non per andare in moto, ma per vedere questo. Stiamo calancheggiando. Che bello Aliano. Guardate, figo. Anche se è visitato da gente normale, ma è abitato da gente inquietante. C'era una volta una signora che fece un'impressione terribile, perché era tutta vista di nero, una signora anziana, con tutto il rispetto, però ci prendemmo una paura perché sembrava finta. Abbiamo perso la guerra, non si è nemmeno lì. Il vero uomo è quello che beve dalla fontana e si pulisce così. Oddio, che sono qua.
Cosa stai baciando l'acqua? Cioè, non ho capito. Guarda, muah, muah, acqua, muah. Che bella scena, questa nel montaggio viene una figata, te lo dico. Se venite in Puglia o in Basilicata, la SS92 è obbligatorio farla, perché è uno spettacolo naturale, non solo, anche di curve, e vi divertirete tanto. Ma occhio, perché è un po' balordo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!